Tanto tuonò che piove. In mattinata il Napoli ha raggiunto un accordo con il Celta di Vigo per il trasferimento a Lomba del Vesuvio del classe 2002 centrocampista centrale Gabi Veiga per una cifra attorno ai 36 milioni di euro bonus compresi più il 10% della eventuale futura rivendita a favore del Celta di Vigo. Il giocatore firmerà un contratto superiore a 2 milioni di euro. È un classe 2002 nazionale under 21 spagnolo che è veramente un giocatore tanto interessante. In primis fisicamente è messo veramente tanto bene, comunque 185 cm per lui, destro di piede, una bella corsa, una bella falcata, è un normolineo, quindi ha sia stabilità che velocità, sia sul lungo che sul breve. Un giocatore che è diventato una colonna portante del Celta Vigo sia grazie alle doti tecniche ma grazie anche appunto ai doti fisiche. Un giocatore che il pallone lo sa adattare, adatto a sfruttare gli spazi, a crearne, gli piace tanto condurre il pallone, devo dire. È un giocatore che deve essere nel vivo del gioco, tatticamente anche duttile, perché comunque lui ha giocato sia da centrocampista centrale che da trequartista, soprattutto centrocampista centrale in un 4-4-2, da trequartista in un 4-3-1-2. Ma se comunque andiamo a vedere il rapporto tra le statistiche di quando ha giocato centrocampista centrale e quando ha giocato trequartista, il rapporto presenze gol assist è esattamente lo stesso. Da centrocampista centrale 35 partite giocate, 9 gol e 2 assist, da trequartista 3 partite giocate, 11 gol e 2 assist, quindi i numeri si equivalgono. Un giocatore che fa del timing di intervento, del saper utilizzare il corpo, un suo quid fondamentale. Lui quando è pressato sa far leva molto bene sul corpo, sa proteggere il pallone ed è molto bravo nel girarsi, quindi anche quando è spalla alla porta riceve il pallone facendo perno sul bacino, si gira con una velocità importante, soprattutto grazie al suo timing di tocco di palla, che è utile per superare l'avversario. Non è uno che porta il pallone, tenta il dribbling, non è tanto un dribblatore, è uno che quando attaccato sa fare scudo, si sa girare e poi avanti anche molto di potenza. Secondo me è anche un buon box to box, nel senso che ha caratteristiche sia difensive che offensive molto interessanti. Anche perché se andiamo a vedere le statistiche insomma dell'anno scorso, 40 presenze, 11 gol e 4 assist. Quindi questo fa capire quanto questi 11 gol fanno capire quanto il giocatore sia importante in fase offensiva. Ma vedendo appunto gli 11 gol, dobbiamo vedere anche le statistiche per quanto riguarda i tiri. 62 totali, 29 in porta, percentuale di successo del 46.8, 2.43 volte il giocatore tira in porta. D'accordo, la statistica può essere un pochino inficiata dal fatto che comunque a volte ha giocato da trequartista, quindi è normale, giocando più alto sul campo, sei più portato a concludere la rete. Ma in realtà il giocatore spesso, e amando anche le cavalcate, parte da molto dietro. Non è da intendere come il trequartista alla Zidane, che lo metti lì, fisico, fermo, fa quei ripiegamenti, però è lievemente più statico. Lui è uno che soprattutto già qualche metro nella propria metà campo lui già comincia a dare una mano, segue molti movimenti della squadra, poi giustamente lì dipende poi cosa chiede all'allenatore, gioco forza, però capite bene, un giocatore che sa dare questo apporto sia in fase offensiva che in fase difensiva, che ha queste statistiche nei tiri, non può essere altro che utile. Quindi in linea generale un tiro su due lo butta in porta, secondo me è statistica un pochino rivedibile verso l'alto. Già se si portasse sul 51-52% di tiri totali, di tiri in porta sui totali, sarebbe cosa buona e giusta, anche comunque lui in mezzi tecnici assolutamente li ha. Di contro è un centrocampista che ama molto portare il pallone,
In effetti, delle percentuali che possono e devono crescere sono quelle dei passaggi, perché la percentuale di precisione è il 74.4. Bassina, veramente bassina, soprattutto in relazione alle sue capacità tecniche e alla sua visione di gioco. Però come percentuale bassa, cioè nel senso ci sono percentuali di centrocampisti, ma a volte anche i difensori, che d'accordo, i difensori non giocano molto in postazione, fanno più un gioco sui passaggi brevi, però ho visto statistiche molto più alte, anche 84, 87, 91, quindi per un centrocampista centrale, d'accordo che ama molto condurre il pallone, però questa percentuale deve crescere, anche perché non è che dici la percentuale è stata molto inficiata dalla percentuale di successo dei lanci lunghi, come sempre capita. Tanto una percentuale del 64.4 di successo di tutti i lanci lunghi che ha effettuato. Ma se andiamo a vedere le percentuali, appunto, quella dei lunghi non è assolutamente bassa. Il problema sono i brevi, i medi, perché nei brevi ha una percentuale di successo dell'80.5, nei medi del 76.6. Quindi se tu sul medio, cioè se tu sul breve hai una percentuale di 80.6, ragazzi, tu ne sbagli uno su 5 di passaggi. E ripeto, si sono viste uno su 5, vabbè, può capitare, però si sono viste statistiche di centrocampisti, difensori con percentuale di successo di passaggi più alta, e quantomeno nei corti io un 90 me lo aspetto da lui, almeno, perché è un giocatore che ha visione e che ha tecnica. È un box to box, come vi ho già detto, ama condurre palla, ma nelle partite che ha effettuato, 40 in stagione, interventi totali effettuati 43, vinti 19, la maggior parte ovviamente nel terzo di centrocampo, a centrocampo, buono anche il numero nel terzo difensivo, 14. Quindi cosa vuol dire? Che nel suo essere box to box sa essere sia interdittore che comunque giocatore di strappo, di corsa, che ti sa saltare una linea, che ti sa saltare una linea di pressing, che te l'affronta la linea di pressing difensiva avversaria. Certo, 19 su 43 non è neanche il 50%, quindi anche qui statistichina un pochino da rivedere, perché sia considerabile un vero e proprio box to box. Infatti anche negli interventi ci sono delle statistiche non altissime, che però vanno in contrasto con un'attitudine del giocatore, vale a dire quella dei recuperi pallone, concetto del box to box. Perché se andiamo a vedere i recuperi del pallone, 132, veramente un bel numero, un giocatore che è utile dalla tre quarti difensiva alla tre quarti offensiva, però è poco concreto, perché soltanto il 30.8% degli interventi, soprattutto in uno contro uno, è andato a segno. Quindi cosa vuol dire? Che se uniamo il neanche 50% negli interventi e il 30.8 nell'uno contro uno, che è una prospettiva di gioco che può essere facilmente presentabile per un centrocampista, tu hai una percentuale bassa di riuscita, cioè tu veramente non fai filtro, tu hai le doti da box to box, ma in fase di possesso palla, in fase di non possesso sei troppo leggerino. Quindi qui deve assolutamente crescere, e dopo faremo anche un'analisi in ambito Napoli. Sa, ha l'intelligenza per mettersi per chiudere di passaggio gli avversari, comunque su 30 blocchi 27 sono stati fatti sulle chiusure delle traiettorie del passaggio. Però un altro dato, il vero dato che può fare anche capire
il suo essere box to box, il box to box being, e per quanto riguarda i tocchi di palla. 565 centrocampo, 387 nel terzo offensivo, 137 nel terzo difensivo, assolutamente non male come tocchi di palla. Questo vi fa capire che per l'ennesima volta è un buon box to box in fase di possesso palla, quindi la sua utilità è strecciata lungo il campo. In area 52.8% i successi, quindi qui sa far valere appunto la fisicità. Ora andiamo a contestualizzare un'ottica Napoli, dopo che abbiamo parlato di prezzo, 36 milioni bonus compresi, più 10% da futuro di vendita fuori del Celta Vigo e un contratto superiore a 2 milioni di euro, suppongo assolutamente un quinquennale. Partiamo da due situazioni. Zielinski doveva partire per l'Arabia, alla fin fine è stato tenuto, Zielinski ha optato per rimanere a Napoli. In più da considerare la cessione di Demme, su di lui viene Hertha Berlino, che però ha un po' di problematiche economiche, perché Napoli chiedeva qualche mese fa 6 milioni, ora richieste di 5, ha un ingaggio Demme di 2.5 milioni di euro netti a stagione, contratto in scadenza 2024, ma l'Hertha Berlino ha un botto di problemi economici, quindi a meno che non si vada a cedere qualche elemento importante, già ci sono 5 centrocampisti e si parla anche della cessione di Luke Bacchio, senza queste cessioni, visto l'ingaggio pesante e il costo, l'Hertha Berlino non può comprare Demme, ma comunque è stato ufficializzato, diciamo così, che non verrà preso alcun sostituto, e già questa è un'indicazione, perché uno dei nuovi acquisti, Kajust, poteva fare un pochino il doppio ruolo, da mediano a quello di mezzala. Inoltre, durante le amichevole estive, Elmas è stato soprattutto provato come mezzala, in un 4-3-3, anche se comunque sono stati utilizzati come moduli anche il 4-2-3-1, anche il 4-4-2, però suppongo che il modulo di partenza di Garcia sarà il 4-3-3, con un Elmas mezzala. E quindi si vanno a formare un pochino i giochi delle coppie, perché come mediani tu hai Lobotka, Demme in probabile partenza e Kajust, perché tolgo Demme, togliendo Demme rimangono in due, ma in tutti gli altri centrocampisti l'unico che può fare il mediano è Kajust, un mediano diverso da Lobotka. Ho fatto video anche di presentazione, vi invito anche ad andarlo a rivedere. Ma un mediano dalle caratteristiche diverse, ma comunque sempre mediano si tratta. Poi arriva Vega, ottimi mezzi tecnici, insomma, ve ne ho parlato. Potrebbe essere il sostituto di Zielinski? No, perché comunque Zielinski rimane. E anche qui nelle mezze ali è importante fare il gioco delle coppie. Da una parte hai Anghissa e Vega, dall'altra Anghissa e Vega sulla come mezzala sinistra Zielinski e Elmas. Perché questa coppia? Perché le caratteristiche di Vega sono molto più simili, o meglio, tra questi giocatori sono molto più simili a quelli di Anghissa piuttosto che Elmas o Zielinski. Allora, Garcia penso che opterà per un centrocampista o di interdizione o fisico, ma che sa anche interdire e sa anche impostare, come Kajust. Una mezzala destra che è dotata di inserimento e di interdizione, quindi Anghissa e Vega, perché entrambi le hanno. Come mezzala sinistra, uno Zielinski e un Elmas, quindi doti tecniche, capacità di creare superiorità numerica in fase offensiva e di portare il pallone. Queste per me saranno il gioco delle coppie. Poi, tra l'altro, Zielinski e Elmas sono dei giocatori che ti possono permettere anche eventualmente di cambiare modulo. Ma anche Vega ha fatto il trequartista, sì, però è l'unico tra Zielinski e Anghissa, e tra Zielinski, Elmas e Vega stesso, che ha fatto, quindi tre giocatori che possono fare anche i trequartisti, è l'unico dei tre che ha fatto il centrocampista centrale e il centrocampo a due, o meglio, a quattro ma con due centrali, quindi è l'unico, quindi eventualmente se non 4-3 che non 4-4-2, scusate, 4-3 o 4-2-3-1,
Eventualmente in un 4-3-1 Vega sarebbe colui che farebbe coppia, penso, con un Lobotka, per fare un esempio, e come trequartisti va a utilizzare Zielinski o Elmas. Questa è la mia visione. Un acquisto ottimo, non altissimo per il mercato moderno, che in parte deve essere sgrezzato assolutamente. Mi fido del lavoro di Garcia, ma un giocatore che come statistiche, come potenzialità ne ha di interessanti, però passaggi e lavoro di interdizione devi comunque averne, deve crescere il giocatore. Quindi sì, il costo, sì l'età, sì il pedigree, importante, Celta Vigo, under 21 spagnola, ma per i box to box diciamo che gli assist e i gol non sono l'unico quid, devi sapere fare altro, anche altro. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate, tifosi del Napoli, e non, vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!